Ricomincia! Sì. Un radioso buongiorno! Ciao a tutti, buongiorno. Benvenuti su Che giorno è? 7 aprile. Benvenuti! Oggi 7 aprile, nuova puntata di Che giorno è? Tutto bene? Mi Come state? raccomando, se state seguendo la diretta, condividetela e fate il video party. Esatto, condividete, vogliamo divertirci con tutti voi, con più persone possibili in questa puntata di Che giorno è? Esatto, magari lo ridiciamo quando ci sono più persone. Sì, poi ribadiremo tutto con calma. Intanto voglio iniziare a illustrarci che giornata è oggi? Sì, allora oggi, 7 aprile 2020, è la giornata mondiale della salute, istituita nel 1950 per ricordare che nel 1948 l'ONU ha formato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, che è l'organizzazione che si occupa di garantire alla popolazione la maggior salute possibile, dando appunto consigli e intervenendo quando ci sono le pandemie, emergenze, come in questo caso del coronavirus, che l'11 marzo ha dichiarato la pandemia. E ci sta dando le giuste indicazioni che vi prego di rispettare tutti quanti per uscire il più presto da questa situazione. Ecco. Esatto, intanto grazie che ci sta già seguendo, mi raccomando condividete questa diretta mentre noi passiamo a parlarvi intanto del santo del giorno, San Giovanni Battista della Salle. Ciao, buongiorno, mi raccomando condividete questa diretta, vogliamo divertirci con più persone possibili. Dicevo, San Giovanni Battista della Salle, educatore e fondatore della prima congregazione laicale della storia, patrono dei professori, insegnanti ed educatori. Grazie a chi si è già collegato all'inizio di questa diretta. Iniziamo con i nati. Oggi abbiamo un'icona del cinema internazionale. Nel 1939, il 7 aprile, nasceva Francis Ford Coppola. Non tutti sanno che questo sceneggiatore di pellicole monumentali come Il Padrino, Apocalypse Now, ha rapporti strettissimi con l'Italia e in particolare con la Basilicata. Agostino, il nonno di Francis, emigrò da Bernalda all'inizio del Novecento. Coppola stesso, Francis Ford Coppola, il 1 maggio del 1989 divenne cittadino onorario del centro lucano, nel quale spesso trascorre le vacanze, approfittando delle spiagge della vicina Metaponto sul Mar Ionio. Poi, chi altri compie oggi 66 anni, Lilli? Molto bene, oggi nel 1954 nasce Ezio Greggio, che è da sempre il compagno di Enzo Iachetti in Strisciano la Notizia, sin dalle prime edizioni, e quindi diciamo che lo conosciamo soprattutto per Strisciano la Notizia, ma ha partecipato a tantissimi altri programmi e anche a tantissimi film, commedie, ma anche a film drammatici, per cui grazie ad uno ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per il papà di Giovanna con Silvio Orlando, che parlava insomma, è un film ambientato all'epoca fascista ed è il suo primo ruolo drammatico di Ezio Greggio. Oggi non riesco a parlare. Ah, un po' di sale al zeppo la fa bene alla salute, la mattina ci vuole un po' come il caffè. Poi, nel 1954, proprio stessa identica età, stesso compleanno, proprio coetanei, più di così non si può, io sarei onorato di essere coetaneo di Jackie Chan, ma di cosa stiamo parlando, Ezio? Di cosa stiamo parlando? Leveline! Pseudonimo di Chen Gangsheng, è un attore, un grande lottatore di Kung Fu, stuntman di se stesso in film come Dalla Cina con Furore e anche, ecco bravi, mi raccomando fate anche voi così, iniziate un video party con di questa diretta. Dicevo, Wow, fantastico. Jackie Chan non tutti sanno che ha paura degli aghi e odia fare la puntura.
ne ha più paura pure degli infortuni durante le riprese. Cioè, un ago sai che sta per arrivare, parole sue. Ha ragione, ha assolutamente ragione, perché un ago, soprattutto anche quando si fa le analisi, c'è gente che sviene, cioè è proprio traumatico per molte persone farsi le punture, farsi le analisi. Normalmente quando faccio tipo il prelievo io vado a mettermi sul lettino, poi però pare inoltre che Dragon Ball, tra l'altro anche Goku ha paura delle punture, quindi c'è un parallelismo, però Dragon Ball di cui abbiamo parlato ieri è stato ispirato proprio dai suoi film. La moglie del sensei, il maestro Akira Toriyama, ha incoraggiato appunto il mangaka a realizzare un manga sulle arti marziali, visto che teneva sempre in sottofondo mentre disegnava i film di Jackie Chan. Bene, passiamo a 10 anni dopo, abbiamo altri due coetanei illustri. Sì, allora nel 1964, esatto, 10 anni dopo, nasce Alfonso Signorini, grandissimo personaggio dello spettacolo italiano, soprattutto ultimamente è stato conduttore del Grande Fratello VIP, purtroppo è stato da solo in pubblico perché non si può avere pubblico per il è stato da solo in studio perché non si può avere pubblico per il coronavirus. Comunque, solo nel 2020 è stato conduttore, mentre per tanti anni è stato solo opinionista delle varie edizioni del Grande Fratello, insomma, affiancava le varie conduttrici, Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi. E poi, curiosità su Alfonso Signorini, vabbè, è dichiaratamente omosessuale. È stato ed è direttore del giornale Chi e anche ultimamente di Sorrisi e Canzoni. Poi ha partecipato come protagonista al videoclip della canzone che gli ha dedicato Fedez, Alfonso Signorini. E invece nel film Vacanze di Natale di Vandina interpreta se stesso. Infatti ha partecipato a tantissimi film di Vandina. Perfetto, poi sempre coetaneo, proprio stesso giorno, stesso anno, coetaneo di Russell Crowe scusate, coetaneo di Alfonso Signorini è Russell Crowe, nato sempre nel 64, il 7 aprile, il gladiatore, A Beautiful Mind, Master and Commander, Cinderella Man... Botte da Orbi, non è un film, è un commento a Cinderella Man. Sono solo alcune delle pellicole che hanno consacrato Russell Crowe come attore. Ha dichiarato tra l'altro di essere un grande fan di Bud Spencer e Terence Hill. Durante le riprese del Gladiatore, tra l'altro, rifiutò di girare una scena piccantella con una ragazzuola. Ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni era la storia di un eroe che deve vendicare l'assassinio di moglie e figlio. Secondo voi Massimo Decimo Meridio si ferma per un flirt? E allora perché non fargli anche aprire una bella pizzeria sotto il Colosseo? Andiamo! Parole sue, eh? Parole sue! E come dargli torto, d'altronde, voglio dire. Come dargli torto? Vuoi Quanto andare avanti? vorrei andare in pizzeria, non vedo l'ora di andare in pizzeria, soprattutto al Colosseo, ecco. Ok, va bene, vuoi andare avanti con gli ultimi due nati oggi, poi passiamo a un personaggio sportivo molto interessante, vai pure. Allora, nel 1972 nasce Gianluca Grignani, grandissimo cantante italiano, detto anche maledetto perché diciamo infonde una certa inquietudine nelle sue canzoni e ha partecipato alle nuove proposte di Sanremo con la canzone Destinazione Paradiso, una delle sue canzoni più famose, per cui ha vinto tantissimi dischi come premio, ecco. Ha partecipato anche con una canzone che è andata come colonna sonora nel film Che ne sarà di noi di Silvio Muccino, molto bello, e ha partecipato anche alla canzone Artisti Uniti per l'Abruzzo, domani è già qui per il terremoto dell'Aquila che abbiamo ricordato ieri. È stato anche purtroppo accusato di droga e alcol, durante un concerto si è sentito male, è stato portato in ospedale.
è stato vittima anche di molte, insomma, accuse, però ha vinto tantissimi premi, ha partecipato tantissime volte a Sanremo, anche con la mia storia tra le dita e Destinazione Paradiso e tante altre canzoni molto famose rimaste alla storia. Bene, vuoi parlare anche dell'ultimo personaggio nato oggi, poi passiamo, dicevo, allo sport. Sì, allora, nello stesso anno, no, non nello stesso anno, scusate, nel 1974 nasce Clady Cadew, un ballerino che ha partecipato tantissime volte ad Amici, Buona Domenica e i programmi, insomma, dove era protagonista alla danza, è stato docente della scuola di Amici per tanti anni. Attualmente è sposato, vive a Rimini e ha una figlia. Ha una sua associazione di danza e il suo primo film, quello che ha avuto più successo, è stato Passo a Due, il film con cui era protagonista con Laura Chiatti, e in cui c'era anche Monica Vallerini, che salutiamo, che è una mia grandissima amica. Perfetto, poi dicevo prima di passare. Ok, io parlo di questi ultimi due personaggi, poi arriviamo all'indovinello di oggi. Allora, mi raccomando, continuate a condividere questa diretta, a fare video party. Mi raccomando. Dunque, nel 1983 nasce un personaggio dello sport molto interessante. Ha 2 anni. È rimasto coinvolto purtroppo in un incidente stradale con i suoi genitori, quindi sbalzato fuori dall'abitacolo che era guidato appunto dai suoi genitori. Questo incidente lascerà un segno davvero imponente sul suo volto, ricucito con 100 punti di sutura che lasceranno appunto una vistosa cicatrice. In tanti si soffermarono su questa cicatrice anche con aria di scherno, ma lui non se ne curò e fece di tutto perché la gente lo guardasse unicamente per il suo talento come calciatore e per il sogno che ha inseguito. Quella stessa cicatrice quindi forgiò significativamente il suo carattere. Tra i giocatori della nazionale francese che arrivarono in finale mondiali di Germania 2006 è stato anche candidato numerose volte al Pallone d'Oro. Dopo il matrimonio con Wahiba Belami, o Belami, non so bene come si pronuncia, si converte alla fede islamica della moglie, assumendo il nome di Bilal Yusuf Mohammed. Attualmente questo giocatore si trova in Italia, dove gioca nella Fiorentina. È soprannominato Scarface, tanto che i suoi tifosi gli dedicarono uno striscione, inserendo il suo volto sulla locandina del film, e oggi appunto compie 37 anni, è nato nel 1983, quindi buon compleanno a Franck Ribéry, o come alcuni ti chiamano per la tua velocità, Ferrari Ribéry. Poi, prima di arrivare all'indovinello, facciamo uno strappo alla regola, parliamo prima dell'indovinello, poi io parlo di un altro personaggio che ci ha lasciato oggi. Vuoi dire tu Esatto, l'indovinello? Sì. Sì, vai pure. l'indovinello di ieri è stato indovinato da Francesco Ladi, che ieri abbiamo nominato per fargli gli auguri di buon compleanno, e ci ha seguito, ha indovinato l'indovinello, che era: cos'è bianco quando è sporco? La lavagna. Bravo, Fra. Esatto, ha risposto correttamente sia nei commenti sia anche che ci ha scritto al nostro numero 331-222-0590. Scusate. E Il nostro ci numero ha di scritto, WhatsApp. sì, ci ha chiamato invece anche alla fine della diretta Ubaldo, che ci ha chiamato dalla Sardegna, da lì ci ha seguito. Spero ti stia seguendo anche oggi, e che saluta tra l'altro il gruppo micologico sammarinese. Ha ipotizzato che fosse Lenzuolo, ma non è stato fortunato, non ha indovinato. La risposta giusta era appunto la lavagna. Io ieri ho detto potrebbe essere anche il contrario, perché a volte le lavagne sono bianche, quindi sono sporche quando sono annerite col pennarello, però le lavagne nere invece vengono sporcate col gesso che le imbianca. Ho capito C'era. adesso il contrario, in effetti, Sì, ho ok. voluto fare questa cosa. Sennò dopo la gente mi dice: ah, però le lavagne sono anche bianche. Ho voluto non lasciare nulla al caso, diciamo, ecco. Allora,
Indovinello di oggi, poi passiamo all'ultimo personaggio della giornata e agli accadde oggi. Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro. Chi sono? Attenzione, Interessante. indovinate di cosa si tratta. Di cosa si tratta? Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore è d'oro. Poi, dicevo, l'ultimo personaggio che ricordiamo oggi, 7 aprile, ci ha lasciato nel 1947. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo, mi raccomando, condividete questa diretta, vogliamo continuare a divertirci con voi. Henry Ford moriva nel 1947, il 7 aprile. Figlio di agricoltori di origine irlandese, aveva lavorato nella società elettrica di Thomas Edison a Detroit. Nel tempo libero costruì un'automobile con motore a combustione interna, nel suo garage, se non sbaglio, lo stava assemblando, che era stata inventata ai tempi da Carl Benz e Gottlieb Daimler. Avrò pronunciato bene il nome, non lo so, non mi interessa, pazienza. Lavorò poi alla Detroit Automobile Company prima di fondare, 3 anni dopo, la Ford, leggendaria, la Ford Modello T, prima vettura prodotta in grande serie utilizzando la tecnica della catena di montaggio, nonché il progetto della Hemp Body Car, un'automobile ecologica interamente costruita con semi di soia e canapa, nonché alimentata ad etanolo di canapa, perché oltre che uscito per gli affari, Ford era anche ecologista a suo modo, nel senso, questo era un progetto di un'automobile a impatto limitato, impatto zero, a livello ambientale. Purtroppo però questa macchina non è mai entrata in commercio, anche a causa, soprattutto a causa della proibizione della coltivazione di canapa, che purtroppo viene anche utilizzata come stupefacente, come tutti sappiamo. Soprattutto Sì, il noi abbiamo anche intervistato dei signori che facevano un convegno sulla canapa a San Marino, giusto? esatto, ve lo riproporremo anche poi nei commenti. Una nostra intervista a un agricoltore che produce canapa con una passione assolutamente invidiabile, e a un farmacista e anche un architetto che utilizzano la canapa nei rispettivi campi, sia farmaceutico che architettonico. E sono solo alcuni esempi, perché appunto Henry Ford ci ha progettato un'automobile che funziona appunto utilizzando la canapa. E poi accadde oggi del 7 aprile. Oggi succede un fatto veramente importantissimo. Sì, oggi 7 aprile nel 1300 Dante arriva alla Selva Oscura e praticamente nella Divina Commedia, come sappiamo, il primo verso fa così. Tutto Non me lo bene. ricordo più Nel perché sono un po' emozionata. mezzo del cammin di nostra vita, vi ritrovai per una selva oscura che la diretta Esatto, nel via. mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. E il 7 marzo del 1300, il 7 aprile del 1300, Dante si ritrova nella selva oscura, che sarebbe il peccato per l'uomo. E secondo appunto uno studioso, Dante voleva intraprendere il suo viaggio tra l'inferno, il purgatorio e il paradiso, l'8 aprile, il giorno del venerdì santo, e quindi la notte del 7 aprile si ritrova nella selva oscura e poi dopo l'8 aprile inizia il suo viaggio che poi lo condurrà alla visione della luce di Dio alla fine del paradiso, ecco. Perfetto, poi facciamo un salto fino al Novecento. Nel 1927, le notizie tecnologiche mi appassionano e mi emozionano particolarmente. Prima trasmissione televisiva a lunga distanza fra Washington e New York. Viene trasmessa appunto l'immagine e anche il sonoro del ministro per il commercio degli Stati Uniti, Herbert Hoover. È stata realizzata dai Bell Telephone Laboratories, e insieme con le immagini questi gruppi hanno ricevuto, questa trasmissione è stata fatta su due diversi gruppi, diciamo, che hanno ricevuto su due diversi dispositivi, a quanto ho capito, hanno ricevuto suono sincronizzato,
con immagini con una qualità analoga, non c'era differenza tra la qualità delle immagini tra i dispositivi riceventi. E lo storico della televisione Albert Abramson ha sottolineato l'importanza di questa manifestazione dei Bell Telephone Laboratories. È stata infatti la migliore dimostrazione di un sistema televisivo meccanico mai fatto. Quindi Ecco. ringraziamo i Bell Laboratories. Poi cos'altro succede? Ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo già parlato, ma lo ridico magari per le persone che si stanno seguendo adesso. Nel 1948 l'ONU istituisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, e nel 1950 invece viene celebrata per la prima volta la Giornata Mondiale della Salute, che è oggi. E l'OMS è un'organizzazione che si preoccupa di garantire alla popolazione la maggior salute possibile e soprattutto adesso che c'è questa emergenza del coronavirus, aiuta ci dice le precauzioni da prendere per combattere il virus e si dà consigli ed è importante seguirli. E l'11 marzo insomma, ha dichiarato pandemia globale. Ed è dall'11 marzo esattamente che io sono a casa. Ebbene, sì. Poi siamo in chiusura, siamo agli ultimi accadde oggi. E nel 1969 avviene la pubblicazione del primo RFC, Request for Comments, richiesta di commenti, che è un documento che riporta informazioni o specifiche riguardanti nuove ricerche, innovazioni e metodologie in ambito informatico, più nello specifico di internet. Allora, chiamato ARPANET, era il prototipo dell'esercito degli Stati Uniti che poi divenne Internet. Questa RFC, questa richiesta di commenti, è stata redatta da Steve Crocker, che la scrisse nel bagno di un appartamento che condivideva con altri ricercatori studenti, e vai a sapere cosa stesse facendo in quel momento, ma va bene, mentre scriveva. Però è importante questo fatto perché la stesura di questa richiesta di commenti, questo RFC, fissa la data simbolica di nascita di Internet, che è appunto nata come parte del progetto ARPANET del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, un progetto che era anche finalizzato lo scambio di informazioni, ai tempi della Guerra Fredda, un sistema che doveva essere veloce e sicuro. Perfetto, poi per l'ultimo fatto arriviamo negli anni 2000. Sì, negli anni 2000 e nel 2004 la stampa francese ritrova al largo della Corsica dei frammenti dell'aeroplano dello scrittore del Piccolo Principe Antoine de Saint-Exupéry che è precipitato in mare nel luglio del 1944 e si trovano solo dei resti dell'aeroplano e non delle, insomma, non si identifica il suo corpo e quindi ci sono varie ipotesi riguardo a questo fatto, ma già 2 anni prima si erano trovati degli oggetti che riportavano a lui e poi nel 2004 c'è stata questa notizia della stampa francese ed è curioso che succeda questa cosa proprio il giorno dopo, perché ieri abbiamo ricordato che il 6 aprile è stato pubblicato per la prima volta nel 1943 Il Piccolo Principe, che è il suo romanzo più importante. Esatto, il giorno dopo rispetto all'anniversario della pubblicazione del Esatto. Piccolo Principe. Questo era la nostra ultima curiosità, ecco, del 7 aprile sul nostro format Che giorno è? Grazie a tutti per averci seguito. E Sì, vi mi raccomando, condividete la diretta, commentate, scriveteci al numero di WhatsApp. Vogliamo ripetere l'indovinello di oggi? Esatto, l'indovinello a cui potete rispondere al 331-222-0590. Aspettiamo le vostre risposte. Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito bianco e il mio cuore d'oro. Chi sono? Esatto. Mandateci le vostre risposte e ci vediamo sempre domani alle 10, qui su Che giorno è? Nella nostra pagina Facebook di Radio Web in Volo. Ciao a tutti! Ciao a tutti!